Benvenuti, bentrovati, nuovo appuntamento con Tutto Bene TV, la nostra puntata numero 332. Dalla puntata precedente, che potete già trovare sul nostro canale YouTube, abbiamo letteralmente trattenuto l'ospite Fabrizio Zago e lo ringraziamo per la sua disponibilità per poter approfittare ancora qualche decina di minuti della sua grande esperienza di chimico ribelle e abbiamo detto recentemente, sempre grazie alle colonne della Repubblica, anche Green Hero. Esatto. Da oltre 3 decenni sul campo, questo Ahimè. possiamo assolutamente, assolutamente Sì. dirlo. Abbiamo visto, vi invitiamo a rivederla nella precedente puntata, così, alcuni strumenti di laboratorio per capire di che cosa si occupa Fabrizio Zago, che però è anche, senza ombra di dubbio, un po' la cultura di questo argomento in Italia, perché lo segui da sempre, eravate in pochissimi, forse anche meno. Certo, anche meno, sì. Bene, allora volevo dibattere con te la questione del greenwashing, cioè del lavaggio verde del tutto. Tutto è diventato improvvisamente green negli ultimi tempi. E diffido come diffido di quelle bottiglie d'acqua su cui c'è scritto senza glutine o senza grassi, ad esempio, e ho visto anche queste con i miei occhi e dico, beh, vorrei anche vedere. Che cos'è questa operazione di greenwashing in atto che al green bene, al green vero intendo, bene non fa? Allora, il greenwashing è letteralmente, cioè è un termine inglese, che letteralmente ha un significato molto preciso, una pennellata di verde a qualsiasi prodotto e così inganno il consumatore. Ora, se c'è una cosa per cui io mi batto da sempre, e cioè quello di cercare di aiutare i consumatori che lo vogliono, ovviamente, diventare dei consumatori responsabili, questa cosa grida vendetta, no, è insopportabile per me. E quindi mi sono sempre battuto contro chi racconta di queste bugie, greenwashing uguale bugia, e che però purtroppo si stanno moltiplicando. Quindi, insomma, per esempio dire che questo detersivo o anche questo cosmetico è biodegradabile, è un bel messaggio. Peccato che sia già previsto dalla legge, quindi tu stai dicendo una banalità, stai dicendo che l'acqua è umida. Questo prende in giro il consumatore, gli fa credere una cosa che però è banalmente già prevista. Ah, ok. Quando io vedo nei prodotti, per esempio, i coniglietti, dico, I beh, coniglietti, il stilizzati, marchietto, il marchietto con i coniglietti. Ce n'è uno solo di questi su cui si potrebbe disquisire, ma la stragrande maggioranza di quei coniglietti, che poi sono uno diverso dall'altro, il disegnetto, Ok. perché ogni fabbricante se ne inventa uno per conto suo. Al 100% delle persone a cui ho chiesto cosa significa, Sì. la risposta è stata non testato sugli animali. È dal 13 marzo del 2013, quindi fra poco 10 anni, che i test sugli animali sono proibiti. Quindi tu mi stai mettendo un logo che a me, che ho il cuore tenero, fa pensare che quel prodotto sia un prodotto eticamente corretto, che la pensa come me, lo compro e vado a casa. Peccato che tutti i prodotti lo sono, anche il peggior prodotto della peggiore multinazionale non è stato testato sugli animali, è proibito. Questa cosa, come dire, a me fa andare su tutte le È un furie. inganno. È un inganno. La cosa bella che c'è, o comunque che va notata, nel senso che è notevole, è che Ursula, la nostra amica Ursula che vive a Bruxelles, che è un modo di dire, insomma, no? Ecco, a livello europeo, quindi si è arrabbiata molto proprio per il greenwashing e è andata a urlare un po' in Parlamento dicendo che voleva delle norme specifiche per impedirlo, per contrastarlo. Ed è anche riuscita ad avere delle date, doveva essere entro la fine di quest'anno, probabilmente sarà nel primo trimestre del prossimo, però ormai ci siamo, in cui per mettere un logo, per mettere una dichiarazione,
bisogna assolutamente che ci siano delle prove molto concrete, molto serie e molto scientificamente importanti. Questo ci tengo assolutamente a dirlo. Non è perché l'ha detto Fabrizio Zago o chiunque altro. Carta canta e Vilan dorme, si dice dalle mie parti. Quindi con documentazione importante. E questa, io l'aspetto come la manna questa norma, anche perché non ho proprio nessuna voglia di nascondermi, dal giorno dopo comincio a fare raccomandate a destra e a sinistra da tutti quelli che fanno greenwashing, perché loro non è che ne approfittano e fanno soldi, ma oltre a questo è un inganno e io non lo sopporto l'inganno, quindi andrò a dirgli: tu qui hai detto una roba, adesso me la dimostri. Se non puoi dimostrarla, e nella grande maggioranza dei casi non potrà farlo, ritiri il prodotto, te lo porti a casa. Dai, non è giusto che noi ci ritroviamo con dei prodotti che magari hanno anche dei componenti pericolosi, che però hanno questa pennellata di verde che fa sembrare tutto bello, tutto buono. No. Vi trovate nel vostro lavoro, nella parte consulenziale del vostro lavoro, quindi chimica HTS, giusto? Sì, esatto. Vi trovate a in un qualche modo confermare o meno quanto le regolamentazioni vigenti a livello italiano e internazionale, quindi europeo, siano poi effettivamente attuate dai vari produttori. Esattamente. Capitano delle vere e proprie battaglie per convincere Tizio piuttosto che Caio che questo non va fatto? Sì, però a quel punto allora, il nostro atteggiamento è estremo. Siamo iperprudenti, perché tutto possiamo permetterci, ma non che un nostro cliente vada davanti a un giudice perché ha detto o dichiarato o scritto qualcosa di non corretto. Okay. Questo va detto, diciamo, in apertura. Dopodiché, quindi siamo molto, molto attenti a questo qui, delle volte succede che non si riesce a far capire che scrivere biodegradabile su un prodotto che lo deve essere per legge non va bene, però ahimè ci sono delle norme, perché noi poi le bozze del lavoro che si stanno mettendo in essere le vediamo e non ci sarà più spazio per questi furbi. Allora, vogliono correre il rischio, se lo assumono loro, fabbricanti o distributori. Noi che facciamo i consulenti dobbiamo per forza di cose essere estremamente cauti. E c'è una discussione in atto, ad esempio, sul concetto della sostenibilità. Allora, sembra nato ieri questo concetto, vero? Cioè, sì, se ne parla da poco, tutto da sommato. È nato nel 1987. Ed è la prima volta che questa parola è entrata, diciamo, nel lessico. È stato in quella data lì quando un signore di nome Brundtland ha firmato il rapporto che porta il suo nome, il rapporto Brundtland, che è stato uno studio commissionato dall'Unione Europea proprio su questo argomento. E quindi lui ha coniato questo termine della sostenibilità, che altro non vuol dire che trovare il sistema di produrre, di consumare, eccetera, 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 in modo da non compromettere il modo di vivere, di consumare, eccetera, eccetera, dei nostri figli, dei nostri nipoti. In realtà stiamo facendo esattamente l'opposto. Noi oggi, 2022, stiamo consumando a livello mondo. Stiamo consumando delle risorse come se avessimo a disposizione 1,7 mondi. Solo che uno ne abbiamo. Quindi l'altro 0,7 lo stiamo rubando, lo stiamo consumando ai nostri nipoti, ai nostri figli, alle nostre generazioni successive alla nostra. Questa è una cosa che non è possibile, non possiamo accettarla. È troppo cinica, non so se mi spiego. Ma la domanda brutale è: dov'è che stiamo consumando in rapporto così malato? Cioè, dove bisognerebbe andare a tagliare già nella quotidianità per poter dire da 1,7 scendiamo a 1,2, scendiamo sempre di più? Sì, anche perché altrimenti hai dei fenomeni come riscaldamento, come mille altre cose. Guarda, c'è una...
C'è anche qui una storiella che racconto spesso, che è l'intervista all'atomo di carbonio. Allora, se noi fossimo noi due, avessimo preso un satellite, un missile, un razzo interplanetario, e fossimo andati nello strato dove c'è la CO2 dell'atmosfera, strati più elevati. Questo strato, tra l'altro, fa passare più o meno raggi, ma soprattutto una volta che questo raggio è passato, rimbalza, poi continua ad andare su e giù e crea il cosiddetto effetto serra, tanto per dire, quello contro il quale Greta si sta abbattendo, e tutti i giovani che sono molto 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 più bravi e molto molto più sensibili di noi, generazione che abbiamo rovinato il mondo, chiusa parentesi. Ecco, questo è un attimo quello che bisogna tenere sempre presente. In quello strato avremmo trovato, se fossimo andati non tantissimo tempo fa, diciamo 100-150 anni fa, avremmo trovato tante molecole di anidride carbonica, di CO2, e a ogni atomo di carbonio, di quel C, quindi, che compone la molecola dell'anidride carbonica, avremmo potuto chiedere, ma tu da dove vieni? E lei avrebbe risposto, da un albero che il mio padrone ha tagliato, lasciato essiccare e bruciato, e poi sono diventata CO2 ed eccomi qua. E adesso non vedo l'ora di incontrare un altro albero che mi assorbe, che mi trasforma in legno per un altro ciclo, quindi con un sistema circolare perfetto. Ovviamente lo strato di CO2 sarebbe perfettamente sempre uguale. Non avremmo questi fenomeni atmosferici drammatici che vediamo tutti i giorni, purtroppo. Sì. Insomma, in tutte le occasioni è inutile citare gli esempi perché sono solo che tristi. E invece, se ci andiamo adesso, troviamo molte più molecole di anidride carbonica. Qualcuna ci dice, anche io vengo da un albero bruciato, eccetera, eccetera, ma tantissime altre ci direbbero, io ero lì sotto terra, tranquillo, non disturbavo, non facevo nulla, fino a un certo punto qualcuno mi ha estratto, era un gas, era un liquido nero, trasportato con delle enormi navi, eccetera, eccetera, che si chiamava petrolio, mi pare, e mi ha bruciato e sono diventata CO2. Però quello lì non ci sono gli alberi che lo assorbono, lo trasformano in altro petrolio. Il petrolio ha bisogno di migliaia di anni per diventare da vegetale a petrolio, appunto, e a milioni di anni. Quindi noi stiamo aumentando quel livello, e che ci sta causando dei problemi seri. Alla tua domanda rispondo quindi, qualsiasi attività, e la sappiamo noi persone scienzienti in qualche modo, che facendo questo o facendo quello produciamo più CO2, ecco, quelle bisogna andare a diminuirle. Bisogna che aumentiamo l'efficienza energetica delle nostre abitazioni, bisogna che ogni casa abbia i pannelli solari, ecco, queste sono le cose che dobbiamo assolutamente fare. Altrimenti andiamo avanti, non abbiamo più bisogno di un mondo 0,7, ma 0,8, 0,9, eccetera, eccetera. E questo è incredibile. Tra l'altro c'è uno schema per cui si può andare a vedere il mese in cui terminano, in ogni posto del mondo, in cui le risorse finiscono. Le risorse, quelle dell'anno, diciamo, a disposizione. Certo. Nei primi giorni, il primo paese in assoluto è il Qatar, che ai primi giorni di febbraio dell'anno già ha finito tutta la sua le sue scorte, diciamo, di risorse che dovrebbe far durare tutto l'anno intero. In Italia, l'Italia è intorno al mese di maggio, da maggio in poi consumiamo le risorse dei figli e nipoti, fino ad arrivare a un paese glorioso che gli dura tutto l'anno praticamente, salvo forse una decina di giorni, proprio alla fine, che è la Giamaica.
è un paese tropicale, non hanno riscaldamento, cioè hanno tutte le condizioni per poterlo fare. Ok, molto interessante. Anche questo ci porta, diciamo così, ad autodeterminarci a fare delle scelte sempre più significative anche in chiave futura. Cioè, non dimentichiamoci, insomma, che noi siamo di passaggio, ma dopo di noi di passaggio ci sarà qualcun altro. Hai fatto la storia prima, hai raccontato questa intervista impossibile alla molecola di carbonio, della dianidride carbonica, ma per spiegare un po' gli equilibri mondo produzione, insomma, per entrare in quella parola nuovamente, sostenibilità coniata fine anni 80, c'è anche l'altra storia, il racconto del guado, che io ti invito a condividere con il nostro pubblico. Ma volentieri, perché è una delle cose che mi è piaciuta di più. Come esperienza, partecipando a un congresso che si è tenuto in Francia, dove c'è proprio un triangolo particolare. Allora, la storia parte dalla pianta, è un arbusto, si chiama Isatis tintorea, che fa dei fiori gialli, neanche tanto bello, adesso detto tra di noi, però insomma. Questa pianta, se viene coltivata, viene poi tagliata, macinata e si formano delle palle che poi vengono messe su dei contenitori in cui fermentano, e fermentando il colore da verde giallastro diventa di un blu meraviglioso, ed è il blu che tutti noi conosciamo, che i pittori usavano per le volte delle chiese, il colore blu proprio il massimo. E qui impariamo alcuni termini. In italiano si dice guado, in francese questa pianta si chiama pastel, ed è proprio da lì che deriva il nome pastello. Okay. Prendendo questo colorante blu, mescolandolo con della cera, si otteneva quindi uno strumento per poter scrivere su della carta, dei papiri o quello che si voleva. Quindi già abbiamo imparato una roba nuova. Assolutamente. No? Che pastel viene da quella roba là. Poi queste palle, che una volta fermentate si chiamano granà, eccetera, però hanno un nome significativo anche loro, perché si chiamano cocagna, da cui cucagna. E perché è importante questo nome? Perché in questo triangolo della Francia, dove si coltivava fino al 1700-1720, si coltivava questa pianta, questa Isatis tintorea, c'era il percorso di Santiago di Compostela che ci passava dentro. Okay. Quando i pellegrini poi tornavano a casa, i familiari gli chiedevano: ma cosa hai visto? Ah, guarda, ho visto il paese della cucagna. E questo termine lo usiamo anche oggi. Okay. E sono passati un sacco di anni. Perché? Perché dove c'erano e le persone parlavano delle cucagne, eccetera, la gente stava bene, mangiava bene, era vestita bene, e quindi era un paese da invidiare in qualche maniera. C'era benessere. Perché è ritornato dopo il 1700, è stato interrotto per un po' di anni, poi è ritornato in grandissima auge. Oggi ci sono migliaia di ettari coltivati con questa pianta tintorea, per il semplice motivo che non dà allergie, mentre il blu sintetico sì. Quindi, cosa vuol dire? Che se io prendo, ovviamente questi sono numeri giusto per capirci, se io prendo un chilo di colorante sintetico e un chilo di vegetale, è ovvio che quello vegetale costa 10 volte quello sintetico, forse anche di più, perché chiaramente un operaio che lo fa di un impianto chimico ne fa delle tonnellate, no, in un giorno, mentre quello che deve arare i campi, seminare, eccetera, eccetera, ci vuole molto più tempo, quindi i costi sono maggiori. Questo apparentemente sono maggiori, perché se noi andiamo a guardare in profondità e consideriamo le giornate di lavoro perse per le allergie viste con i miei occhi fino a qua, dei tintori che usano prodotti di sintesi, la desertificazione delle campagne, perché, che potrebbero essere invece coltivate con questa pianta,
Quindi una serie ospitalizzazioni, una serie infinita di problemi, per cui alla fine è quello sintetico che costa di più di quello vegetale. Quindi delle Nina Ricci, per dire, Missoni, queste grandi case di moda hanno adottato i coloranti vegetali come il blu di pastel, e io ovviamente ne sono felicissimo, perché 40 anni fa circa ho assistito al primo congresso a Tolosa in cui si è rilanciato la coltivazione e l'uso di questo colorante qua. Ok, in chiusura di questa nostra seconda puntata insieme, la domanda è: che cosa hai visto cambiare dal punto di vista delle coscienze in questi oltre 30 anni di accanita e professionale attività? Se io all'inizio di questa avventura, quindi appunto qualche decennio fa, avessi pensato che oggi negli scaffali dei supermercati, insomma in tutti i vari punti di vendita, avessi trovato la numerosità, la quantità di prodotti ecologici e bio che c'è oggi, non ci avrei creduto, sinceramente, perché all'inizio era proprio, l'hai detto bene, una battaglia impossibile, e invece le buone ragioni. E poi c'è anche un'altra roba: quando in cosmetica tu cominci ad usare dei prodotti eco bio, non sei più capace di smettere. Okay. Non torni più a quello sintetico, non ce la fai, proprio è incredibile. Domenica scorsa sono stato invitato in una, diciamo, un evento, una dimostrazione in cui un amico, Michele Rinaldi, che di mestiere fa il parrucchiere, ha avuto un problema con la parafenilendiammina, che è un colorante presente nei coloranti per i capelli. Okay. Fino a qua aveva le mani che un lebbroso le ha più belle, ok? E quindi o smetteva di lavorare, andava a fare un altro mestiere, e invece ha avuto un'idea straordinaria, ha imparato a usare le piante tittore per colorare i capelli a livello di parrucchiere. A questo evento c'erano alcune signore che hanno preso un aereo da Napoli per venire a Milano e farsi fare i capelli da sto signore qua, perché sono talmente allergiche a tutti questi coloranti che o usano le piante di Michele o non possono più colorarsi. Non è obbligatorio colorarsi i capelli, è vero, però come dico sempre, la cosmetica, io non sono sicuro che tolga le rughe, le smagliature, anzi sarei quasi convinto del contrario. Però ha un valore che è fondamentale. La cosmesi cura l'anima, perché quando una persona si sente bene con certo. se stesso e dice sono a posto, sono igienicamente pulito, ho il mio rossetto, ho il mio smalto, ho quello che vuoi, ho i miei capelli in ordine e quindi mi sento bene e affronto il mondo così come sono, per me è una conquista fondamentale, importantissima, e questo è il grande valore della cosmesi. Grazie molto a Fabrizio Zago. Io vi invito a riprendere attraverso il nostro canale YouTube anche la puntata della settimana scorsa per fare, insomma, questa combo ancora più comprensibile. Abbiamo parlato la settimana scorsa, ma ve lo ricordo direttamente, anche di questa app che vi invitiamo a scaricare, si chiama Eco Bio Control, totalmente gratuita, con la quale avrete, attraverso una segnalazione semaforica estremamente intuitiva, l'idea del tipo di componenti che in quei prodotti, in particolare, non solo, ma in particolare della cosmesi, visto che parlavamo di cosmesi, andiamo poi tutti noi a metterci addosso. Per ognuno di quei prodotti, soprattutto quelli che semaforicamente sono gialli, peggio ancora con un rosso 2, non parliamo del pallino nero, ecco, andrete a capire anche il perché tramite apposita descrizione di questa connotazione con il codice colore che più ci deve mettere in allarme. Quindi complimenti tanto per questo lavoro che avete svolto, oltre 30.000 le sostanze che sono ad oggi recensite, e chiaramente poi sono sempre in aumento, un lavoro day by day per tutti i giorni. Grazie a Fabrizio Zago, allora Chimico Ribelle Green Hero, grazie molto. Grazie a voi, è stato bellissimo chiacchierare degli argomenti che mi
che mi interessano, che mi piacciono molto. È grazie a voi veramente. È stato molto utile per noi e direi di darci anche un appuntamento, magari tra qualche mese facciamo ma certamente un aggiornamento sulla situazione. Perfetto, grazie mille. Grazie a voi che ci avete seguito, l'appuntamento come sempre alla prossima settimana.